Ciao ragazzi, io sono Falcone e allora sono qua con un nuovo video dedicato al foot per parlare un po' di questa modalità, ma in maniera molto serena, tranquilla, semplicemente per analizzare quello che è accaduto, quello che sta accadendo e come si è modellata un po' la stagione in corso. Come ben sapete, io non sono un grande amante del foot per il semplice fatto che non mi piace il modello di business alla base della modalità stessa, però facendo questo tipo di attività ogni anno approfondisco in modo da poterne parlare poi con cognizione di causa. Quindi sulla base delle oltre 400 partite che ho fatto quest'anno e sulla base dell'averlo seguito in tutto l'anno, adesso vorrei fare con voi alcune riflessioni sulla base di una sensazione, ovvero che quest'anno il punto di rottura del foot sia arrivato con largo anticipo rispetto agli anni scorsi. Mi spiego, ogni anno il foot si evolve attraverso nuove tipologie di carte, miglioramenti a carte preesistenti, gradualmente, fino al punto in cui diventa fondamentalmente ingiocabile, perché ci sono squadroni assurdi in ogni dove, ci sono squadre che perdono un po' anche di logica calcistica reale sulla base di carte che ormai fioccano con overall sempre più alti. Quest'anno quel momento di rottura è arrivato secondo me un po' troppo presto, perché Electronic Arts sulla base di scelte interne ha forzato tantissimo. Quest'anno ho avuto la percezione di come veramente ci sia stata l'intenzione di forzare tanto, 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 tanto. E una forzatura che ha fatto completamente perdere quel vano e vago equilibrio che sembrava esserci prima e portando a un ecosistema di gioco abbastanza caotico. Allora, partiamo dalle icone. Uno degli argomenti principali, secondo me, che vanno affrontati. Le icone sono sempre state molto importanti, le abbiamo sempre bramate, le abbiamo sempre desiderate, non solamente perché ci permettessero di fare grande intesa con qualsiasi giocatore, ma soprattutto per l'impatto che avevano pad alla mano. Quest'anno la sensazione è che le icone non abbiano più quell'importanza di prima, o meglio, non abbiano più quell'impatto di prima sulle partite. Sono spesso e volentieri inferiori rispetto a giocatori molto più economici, sono spesso e volentieri meno utili, meno d'impatto durante le partite rispetto a giocatori che valgono magari un terzo, un quarto, un quinto del loro valore. Questo aspetto ha fatto perdere, secondo me, un po' di lustro, un po' di profondità alla modalità. Se a questo ci aggiungiamo gli Ones to Watch, le Future Stars, il Winter Refresh, adesso sono arrivati gli Shapeshifters, che sono, secondo me, la pietra tombale sull'equilibrio e il bilanciamento dell'ecosistema foot. Mi spiego. Viviamo una stagione del foot in cui ci sono giocatori straordinari in praticamente tutti i ruoli. Non è difficile ormai crearsi una squadra di grandissimo livello, non è difficile ormai creare una squadra che possa rivaleggiare con qualsiasi altra, anche provvista di tantissime leggende. Perché, bene o male, il prezzo generale è abbastanza gestibile per chiunque giochi con regolarità, perché comunque ci sono opportunità di rimediare i giocatori attraverso i progressi fatti in stagione, eccetera, eccetera. Gli Shapeshifters hanno alterato l'unico equilibrio che sembrava esserci, ovvero il centrocampo. Si è moltiplicato esponenzialmente il numero di CDC velocissimi, potentissimi e resistentissimi, andando a colmare l'unica falla che sembrava esserci, cioè, ovvero la scelta di un buon mediano. Adesso la quantità di mediani è tale da ridurre anche l'impatto di ottimi attaccanti. Cioè, adesso, se voi fate una partita al foot, vi renderete conto di come cambiare giocatori abbia poco senso, perché tanto troverete squadre avversarie che riusciranno a trovare e a mettere in campo delle contromisure tali da ridurre l'incidenza anche di giocatori straordinari come un'icona di primissimo piano o come un Neymar o un Mbappé, eccetera eccetera, perché ci sono troppi giocatori forti. Questo è un po' il succo di tutto il discorso. Possiamo ridurlo a quello: il numero di giocatori forti è troppo alto, è troppo facile costruirsi una super squadra, è troppo facile avere fenomeni in ogni ruolo, tra, ripeto, leggende non scambiabili, scambiabili, acquistabili, il prezzo ormai è bassissimo, ci sono leggende di buon livello che vengono via a 200.000 crediti, 250. Ci sono giocatori di livello altissimo che non rientrano in carte particolari, ma banalissimi in form, che vengono via a 50.000, 60.000, degli 89, dei 90 di overall, acquistabili appunto a prezzi che sono inferiori ai 100.000.
Tutto questo sta rendendo il foot molto poco gratificante, semplicemente perché sì, ti riesci a fare lo squadrone, ma poi concretamente non percepisci i punti deboli di nessuno. Cioè, tanto varrebbe avere qualsiasi nome sulla maglietta del giocatore che metti in qualsiasi ruolo, perché tanto bene o male tutti tendono ad equivalersi un po'. Ecco, questo è un po' il discorso che vorrei fare. Ho la sensazione che si sia premuto troppo sull'acceleratore in questi pochi mesi, andando a sbilanciare completamente gli equilibri di una modalità che già ne aveva pochi di equilibri e ne ha sempre avuti pochi, ma adesso, mai come adesso, si ha la totale percezione che non ci sia nulla di realmente significativo nelle proprie scelte, non si è mai... Cioè, io ormai, pur non essendo un campione del mondo a giocare, sto basando le mie scelte sul gusto personale e non più sull'effettiva importanza di avere Tizio Caio nel dato ruolo. Ormai io mi sto divertendo, mi piace un giocatore, lo compro e lo inserisco, mi piace una leggenda, anche se non è considerata granché o comunque è inferiore ad altre leggende, magari più economiche, ce la metto lo stesso, perché tanto ormai è talmente facile farsi una squadra di buon livello che non sei neanche più così stimolato a volere il giocatore particolarmente. Anche adesso poniamo il caso, io sognerei Mbappé, sì. Con 200k compri un giocatore che non è Mbappé, ma comunque che può replicarne un po' i comportamenti. Una volta se avevi Mbappé la sentivi la differenza. Ma anche lì, ho Mbappé, bene, quanti sono i difensori che hanno una mole fisica superiore a quella di Mbappé e più o meno la stessa velocità ormai? Troppi. Ci sono tantissimi difensori con una velocità superiore all'80 che è... equivale a ridurre a zero l'importanza della velocità stessa, rendendo le partite ancora più veloci di quanto già non fossero in precedenza. Cioè, adesso è difficile trovare un giocatore che faccia veramente la differenza. E nel calcio i giocatori che fanno la differenza sono la base della spettacolarità del calcio stesso. Non so se riesco a rendere l'idea di quello che sto cercando di dire, però appunto sono discorsi che ci tenevo a fare, anche perché ci siamo confrontati parecchio nel nostro gruppo Facebook dedicato a FIFA su questo argomento in questo periodo, e volevo estendere un po' la chiacchierata con tutti quanti i membri della community. Per cui fatemi sapere voi che impressione state avendo, come state vivendo questa stagione anche in base alle piattaforme. Io ovviamente ho fatto un discorso basato su Xbox One, perché FIFA lo sto giocando lì. Però sarei curioso di sapere anche come ve la state vivendo su PC o su PS4, qualora la situazione sia diversa da quella che vi ho raccontato io in questo momento. Per cui niente ragazzi, manteniamo tranquillità, perché questo non vuole essere un video di denuncia o di indignazione, è semplicemente una riflessione sulla base di qualche mese di gioco e per confrontarci un po' insieme. Per cui niente ragazzi, un abbraccio a tutti e noi ci vediamo alla prossima.